Ehi la ciurma, io sono Azetess e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Magic Duels Eldritch Moon. Che tra l'altro ho sempre detto Eldritch come se ci fosse CHT, ma in realtà è TCH tipo. E quindi ho sempre sbagliato e me ne scuso. Luna spettrale, insomma, comunque. Devo confessare che quel termine non l'ho mai sentito se non in questo caso, quindi GG. Continuiamo la nostra avventura e credo dovremo affrontare dei brutti Oddio, cos'è sto schifo? La necromante Liliana Vess freme di rabbia mentre un gruppo di intrusi turba la tranquillità del suo maniero. I lupi mannari invasori dovrebbero sapere che è meglio non osare introdursi nella dimora della potente maga. Questi mannari però non sembrano come gli altri, sono incredibilmente temerari, molto più forti e orribilmente deturpati. Liliana giura vendetta contro qualsiasi cosa li abbia spinti fin qui. Ma in effetti, cioè, non sono dei mannari normali, cioè hanno delle escrescenze strane. Guardate la bocca di sto qua. Cioè, è lunghissima. Boh. Mi sa che avremo di nuovo un mazzo nero, quindi non per niente il mio congeniale. Magari è la volta buona che imparo un po' a utilizzarlo. Allora, Rinascita Crudele me la ricordo, è quello che distrugge un non zombie e puoi riprendere in mano una carta zombie dal tuo cimitero. Raccolto del cimitero, gli zombie che controlli hanno minacciare. Ok, è anche l'abilità interessante. La Sacriloga di Gavon è un'ottima carta che potrebbe scalare bene. Nel senso che ogni volta che un'altra creatura che controlli muore, muore, metti un segnalino +1/+1 sulla Sacriloga di Gavon. L'unica cosa è che non ho carte giocabili presto, quindi pescherei una nuova mano. Nonostante fossero discretamente buone. Predone sacco di carne. Ogni giocatore sacrifica una creatura. Che schifo di carta. Beh no, se non ne ho, può essere buono. Raccolto del cimitero come prima e reclutamento del cimitero e pesco una carta del cimitero. La mantengo per ora. Non ho delle ottime carte, ma almeno posso iniziare con questa, con 3-1 in 3 turni. Magari mi esce qualcosa di più interessante, ma no, un altro predone trullallero. No, è inutile che ho da raccogliere dal cimitero, non ci sono, non c'è niente. Gli zombie che controllo hanno minacciare, ma non ho zombie. No zombie, no party. Almeno con Liliana. Oddio, prigioniero di Ulvenwald. Questo non è granché bello, perché... Vabbè, all'inizio è difensore, ma quando si trasforma diventa questo mostro qua, questo abominio di Ulvenwald, che può aggiungere 2 di mana, 2 alla riserva di mana, ed è un 4-6. Ok, non è una roba terribile, perché comunque se peschiamo di nuovo i Rinascita Crudele lo possiamo seccare. Però, no bueno comunque. Mannaggia quanto mana. Ma tanto non posso giocare niente. E continuo. Quello per fortuna è difensore, quindi non mi attacca, ma... Gioca qualcosa? Oddio. Un altro prigioniero di Ulvenwald. Non mi piace. Ho sempre un po' timore delle carte che hanno trasformare, perché potresti trovarti davvero dei brutti mostri. Cioè, nel senso, rimandi un po' il fatto che siano potenti, però prima o poi te le ritrovi sul groppone. Scegli una creatura da sacrificare. Non ne ho da sacrificare. No, non mi dire che devo sacrificare lui. Che stupida carta. Cioè, l'ho giocata anche male, ma non credevo che potesse agire su se... cioè, che si suicidasse. Vabbè. Ha perso una carta anche lui, che era potenzialmente più forte del mio sacco di carne. Lupo del Lulu Branco. Il lupo del Lulu Branco non può bloccare a meno che tu non controlli un altro lupo o mannaro. Ma lui ne ha di lupi o mannari, quindi buonanotte. Ma tra l'altro cos'è questo? Un 3-3, Cribbio! Iniziano i danni pesanti qua. Abbiamo un altro predone sacco di carne, che potrei usare effettivamente. Oppure giocare a un cadavere perseguitato, che mi darebbe uno spirito 1-1 con volare.
e può essere resuscitato al costo di due carte. Sono molto indeciso. Se potrei usare raccolto dal cimitero, esilio quello e metto uno zombie 2-2. Se no potrei usare due carte, cioè ho 4 di mana, no? Quello mi costa. Potrei usare un predone sacco di carne e poi potrei usare questo, il raccolto del cimitero. Però è brutto usare i tuoi zombie a non minacciare quando non ho zombie. Cioè la giocherei un po' male. Sì, giochiamo il cadavere perseguitato. Ma sì, giochiamo il cadavere perseguitato. Se non altro ho lo spiritello 1-1 che ha volare, quindi può infliggere danni. Dubito che un mazzo con Mannari abbia delle carte con volare. Poi non si sa mai, magari giocano un corvo volante. L'attrice di tempeste, oddio. Si trasforma e diventa. No. L'attrice di Emrakul. Oddio lo schifo. Non mi piace per niente. Perché non mi vengono più quelle rinascita crudele? Ma basta mana, Cribbio, ne abbiamo da giocare di roba. Credo che giocherei questa. Il reclutamento del cimitero funziona? Se uno zombie pesca una carta. Potrei effettivamente usarla dopo. Questo è un guerriero zombie, quindi conta come zombie, no? E mi farebbe pescare una carta e per riprenderla in mano. Facciamo così. Sì, questo costa 1 e 1, vero? Sì. Sacrifica te stesso. Ha sacrificato quella. Poi faccio il reclutamento nel cimitero e prendo il predone sacco di carne. Così pesco anche una carta. Ottimo, e così posso giocare di nuovo il predone sacco di carne suicidandolo per fargli perdere una creatura. Mi piace. Sarebbe stato bello farlo scalare con questa. Però mi sa che dopo non ho abbastanza mana per giocarli tutti e due, perché sarebbe 4 e 3, 7, io ne ho 5 tipo di mana. Attacca col 3-3, a me non conviene bloccarlo, salto il blocco. Almeno fin tanto che non ho la sacrilega di Gavoni, perché avessi sacrificato questo. Oddio. Lo trasforma quindi. Ah no, trasforma l'altro. Ma perché l'ha trasformato dopo? Ah, perché quello a travolgere così. Vabbè, tanto non lo bloccavo. Beh, ma lui non poteva neanche saperlo effettivamente. Quanto mana abbiamo? 3-3-6, quindi mi conviene giocare la sacrilega di Gavoni e poi dopo. E questo è? Zombie che controlli a minacciare. Faccio così, continuo, attacco con questo. E poi giocherei il turno dopo il predone sacco di carne, così si switch. No, forse è meglio giocare questa, così questo posso accumularlo su tutte e due. O se no, se mi viene. No, mana ne ho, quindi potrei giocarle tutte e due nello stesso turno, se tutto va bene. Mi attacca col 4-6 e a me non frega niente. Almeno fin tanto che non ho la sacrilega potenziata. Quando ce l'avrò potenziata, che può reggere i 4 danni, ottimo. Minacciare. Ah. È un 2-1, ma il minacciare potrebbe essere scomodo. Ah, cos'è che ho pescato? Omicidio, distrugge una creatura bersaglio. Se ti diverte, non è lavoro. Oddio. Allora, io giocherei prima. No, prima la sacrilega. E poi il predone sacco di carne. Perché così la sacrilega dovrebbe contare il suicidio del predone sacco di carne. No? Sì! Ottimo.
Sì. Dice, attacca con tutti. Questo potrei anche capirlo. Questo potrei capirlo, non capisco questo. Ok, che posso resuscitarlo. Al costo di due carte. Sì, ci sta. Se me lo blocca, ed è probabile che lo faccia, mi potenzio le sacrileghe di Gavoni. Sì. Perdo quello che però posso resuscitare se ne avessi proprio la necessità. E le sacrileghe diventano più forti. Entrambe. 4-6. 4-6. Ora non mi fa più paura su 4-6. Stiamo andando abbastanza bene. Sono contento della partenza di questo duello, perché le sacrileghe di Gavone mi sono arrivate al momento giusto e potrebbe andare bene. Non cantiamo troppo in fretta perché lui gioca un 4-5 che per ora non posso stendergli. Però potrei ucciderlo con questa, male che vada. Cosa mi è venuto? Un ghoul gemente. Questa costa 3, potrei uccidergli quello. E poi... Ok, sì, uccidiamogli questo intanto. Ma posso attivarla di nuovo? Ah no, è l'altra che mi riluce. Scarta due carte e posso rimetterlo in gioco. Tappato. Non credo che attivi di nuovo l'abilità. E credo che lo farò. Perché... È vero che questo mi dà minacciare. Però ho paura che il minacciare lo costringa a uccidermi queste. E non mi piacerebbe. Quindi io direi che uso l'abilità sua. Scarto entrambe le carte. E lo rigioco. Non credo che attivi un altro fantasma. E invece sì, ottimo, ottimo. E vado. No. Io farei che attaccare con queste due. Voglio tenermi il fantasma. No, vabbè, un fantasma lo mando in attacco. Ma vorrei poi sacrificare i fantasmi in modo da poter avere delle sacrileghe di Gavoni più forte. Più forti. Mi blocca quella, ottimo. Così gliela uccido. E 5 danni per lui. Ok, ottimo. Ora lui potrebbe attaccare e spero vivamente che lo faccia. Non lo fa. Non lo fa, ma gioca un cucciolo impazzito di nuovo. Una palude, quindi nulla di nuovo sul fronte occidentale. Dice, attacca con tutto tranne che con un fantasmino. E ci sta. Lui probabilmente mi bloccherà questa e ucciderà il cucciolo con questa. Ok, no. E invece no, è perché ovviamente ha paura di prendere troppi danni. E poi ovviamente uccidermi quello avrebbe solo rallentato il problema. No, ha fatto davvero bene. L'ho supposto più stupido, ma non è così stupido. Non attaccherà. Infatti. Gioca una predatrice di Kessig. 2-1, però trasformata predatrice contorta. Non può essere bloccata da più di una creatura. Un 4-4, dai, credevo peggio. Credevo decisamente peggio. Sì,
Sì. Allora, gioco questo così posso riprendere in mano il sacco di carne là. Che magari posso anche già giocare e... Sì, e suicidare. Sì, avrei potuto uccidere una creatura meno forte, avete ragione. Però il fatto di riaverlo nel cimitero mi permette di poterlo resuscitare nuovamente. E visto che comunque un 2-2 o un 1-1 a questo punto non è che cambi particolarmente. Diciamo che attacco solo con questa. Voglio come la uccida. Ottimo. Tanto ormai la partita è vinta, nel senso è molto difficile che perda a questo punto. E mi piacerebbe potergli uccidere quella bellissima creatura al prossimo giro, visto che adesso ho delle 6-8, lui probabilmente bloccherà con quella per forza, perché è l'unico modo che ha... Cioè, beh, lui di base cerca di evitare il maggior numero di danni possibili, quindi andrà a bloccare questa qua. L'attrice di tempeste, ok, di nuovo lei. Ok, andrò a uccidere entrambi. Forse non chiudo sto turno, ma... Un'altra sacrilega di Gavoni. È un mazzo probabilmente incentrato su quella carta, sì. Io andrei ad attaccare con tutto, sì. Come suggerisce anche la I. E lui sacrificherà le due carte e non morirà. Sto giro. Però gli uccido tutte le creature che ha. E lo porto a un niente. Mi piace quando si sta spadroneggiando, diciamo. Certo, con un giocatore umano credo che non lo farei. Però contro una IE è sempre appagante. Corvo degli oscuri presagi. Quando il corvo degli oscuri presagi entra nel campo di battaglia o muore, metti nel tuo cimitero le prime due carte del tuo grimorio. Giochiamo. Chissà cosa mette nel grimorio. Ah, c'era un ghoul e un reclutamento nel cimitero. Attacco con tutto. E sto giro non può evitarsi la morte. Uno. Meno 5. Meno 11. Meno 12. Meno 14. E meno 16. Ottima partita. Ottima partita. Il sacco di carne e la sacrilega di Gavoni si sono combinate ottimamente grazie agli incantesimi che permettevano di recuperare degli zombie o comunque delle creature dal cimitero e ci hanno dato un ottimo modo per tirare giù le carte mediamente forti che aveva lui come mannari. Fuori dal suo maniero, Liliana intravede Emrakul dirigersi lentamente verso la città di Traben, lasciando dietro di sé una scia di follia, senza esitare. Ma Traben è dove siamo stati nella scorsa campagna, in Ombre su Innistrad. Senza esitare, la necromante evoca un esercito di zombie che marceranno al suo fianco. Non permetterà che questa offesa resti impunita. Quindi probabilmente erano anche stati gli Eldrazi dietro alla follia di Avacyn nella scorsa stagione. Cioè, nella scorsa stagione, nella scorsa campagna, parte della campagna di Mage. Bon, detto questo, io vi saluto, vi auguro una buona giornata, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciare un commento su come avreste giocato voi questo tipo di partita. E se il mazzo nero vi piace o no. A me in generale non piacciono i mazzi neri, nel senso che sacrificare, perdere vita, non lo so, non mi trovo completamente a mio agio. E boh, però sono
pareri personali. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, ciao a tutti!